Allora, concordi nel dire che 22 è la soglia minima per entrare tra le prime 10? Uè, non sono molto bravo in questo tipo di, ma io ho di un calcoli. Allora, perché... io ho un programmino che mi dà delle allora, proiezioni. Allora mi fido. Perché... No, io credo che sia quella, Massimo, io credo che la quota minima sia quella perché... Allora, fermo restando che non credo che Latina e Ravenna continuino in eterno a perdere punti, noi ce la dobbiamo giocare con Vibo e con Molfetta. E quindi credo che Vibo li potrebbe fare 8 punti, Molfetta probabilmente, dobbiamo vedere cosa fa sabato, ma una decina sulle corde ce le ha. Quindi ti dico, 23-24 siamo tranquilli, 22 potremmo rischiare qualcosa, potremmo essere addirittura undicesimi. Perché, cioè, non so, credi che Latina e Ravenna rimangano... Tutto si sta a questo punto. Latina è un po' che lo diciamo che deve risalire, ma... Io credo che Latina... Farà un girone di ritorno importante, no? No, credo che Latina farà un campionato come il nostro. Dici? Sì. Ravenna partirà perché ha il roster per poterlo fare. E come hai detto giustamente tu... Vibo, Molfetta, Latina, Città di Castello. Vibo, Molfetta, Latina, Città di Castello. Con Vibo soprattutto perché... ha un tasso tecnico di esperienza di squadra superiore alle altre e quindi è già 14, non è poi così lontano da quella cifra che ti ha suggerito il tuo programma. Però posso dire questo, che se alla fine del campionato la nostra squadra avrà la possibilità, si sarà costruita la possibilità di avere un obiettivo che potrebbe essere quello dei play-off, visto che il campionato non dà per la formula l'obiettivo